Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Allora, proseguiamo da qui dove ci eravamo lasciati. Dunque, non mi ricordo un cazzo perché da un po' che non registro. Leggi il bestiario, posso scoprire qualcosa di più sui Gocheng. È vero, avevamo il bestiario da leggere. Allora, bestiario, creature maledette, Gocheng. Dire che un Gocheng è brutto è un po' come dire che la merda non è particolarmente gustosa. Non è una menzogna, ma non rende neanche l'intera verità. Lambert, vabbè, il nostro amico Lambert. I Gocheng sono forse le creature più ripugnanti che i Witcher avranno mai il dispiacere di incontrare, nati da bambini non voluti, gettati senza un'adeguata sepoltura. Il loro aspetto è quello di un feto parzialmente decomposto, con le tenere carni deformate dall'odio, dalla paura e dalla malizia. Queste mostruose creature si cibano del sangue delle donne incinta, spinta da una folle fame che causa spesso la morte, grazie per l'aggiornamento Java, la morte della vittima. Allora, vediamo. Guento e Axi, ok. Va bene. Ah, poi abbiamo sbloccato, scusate, l'orso. Segni qui e un guento di me. Conosci la storia dell'orso che scalava la montagna per vedere cosa c'era? La più grossa stronzata che io abbia mai sentito. Quando un orso scala una montagna, questo è l'aggiornamento, vabbè, grazie, tutti gli aggiornamenti. Aggiornamento dei driver della scheda video. Quando un orso scala una montagna non lo fa per vedere, lo fa per cacciare, per uccidere. Jane Holdak, cacciatore reale. Gli orsi sono creature onnivore, il che significa che la loro dieta si compone di bacche, radici e salmoni, ma anche di uomini. Quando si nutrono di uomini si tratta spesso delle carni di viandanti entrati involontariamente nel loro territorio, di cacciatori con l'ambizione di abbattere un orso. Esistono diverse sottospecie. Orsi neri, polari, delle caverne, diversi per colore, dimensione e forza. Tuttavia, condividono tutte una caratteristica comune, un'impareggiabile capacità di uccidere. Allora, dunque abbiamo letto la voce, quindi adesso abbiamo sbloccato un'altra quest. Gare. Ah, queste sono le gare, ok, poi le faremo, magari le vedremo. Contratti, c'era questo qui. Dato che il video non sarà lunghissimo, io direi di fare subito un contratto. Questo magari, sì. Spazio. Andiamo a parlare col capitano. Tra l'altro è a Novigrad, mi pare di aver letto, e noi per entrare a Novigrad... Ah no, beh, è il ponte di Novigrad, quindi ce la facciamo. Allora, aspettate. Mi serve un indicatore su... il cazzo. La puttana di Eva, devo andare a devo andare qua. Aspettate, cavallo. Panico. No, i downer no. Mancato. Arrivati? Sì, siamo arrivati, ok. Aspetta. Salta. Non salta. Bottiglia non ce voglia di saltare. Eccolo lì il coso per spostarsi. Allora, vediamo un attimo dove sta. No, la vacca. Bisogna andare qua, all'albero dell'impicchiato. Ok. Cavalluccio. Molto bene. Sì, ma magari qua è un po' più comodo da raggiungere. Allora, andiamo a parlare col capitano. Coraggio. Merda, no, i banditi no. Scappa. Scappa, scappa come se non ci fosse un domani. Sono troppo forti per noi. No, in realtà no, cioè potremmo ugualmente sconfiggerli, ma permesso? Pane, ho fatto il pane, ho seminato il panico, guarda che bello. Qua ci sono una bacheca però, no? Amuletta, non lo so. Sì, credo di sì perché vedo contratti interessanti. Allora, capitano. Huh? What do you want?
Sono qui per il contratto. Hear about the notice. Got monster trouble? Trouble? Good one. We're not having trouble. In maniera figurata, spero. Some shaggy fuck knows what's sitting in the woods attacking every plowing transport that dares take the high road. We need out of bolts, arrows, rations, all around, fucked. Send a patrol out. Looks never came back. Quindi? So the job's simple. Bring me the fucker's head, and I'll give you gold. As much as the notice says. I'm not gonna haggle. Ah, cazzo, sono andato a spendere i soldi, ce l'avevo. But I can throw in a pass that'll get you across the Pontar. So, deal? Sounds fair. See what I can do. Allora, usi i sensi di Witcher per esaminare i luoghi in cui il trasporto è stato attaccato. Allora, innanzitutto vediamo dove ci fa andare lì. Dunque, conviene che andiamo qua. Non conviene un cazzo, assolutamente. Conviene che ci prendiamo il cavallo. Torno un attimo dalla strada. Chiamiamo Rutilia. Stai litigando coi cani. E va bene. Coraggio. Galoppo. Galoppo, non arriviamo più. Che palle questi. Vai! Se ci fermiamo anche. Andare di qua, va. Aspetta. C'è una missione, ecco, questo è bello. Merda. Spirito unanico aiuta sempre. Silenzio. Aspetta, metti via l'arma, non si sa mai. Come out. I'm not gonna hurt you. When did you last eat? A week back. Half a charred squirrel and a handful of berries. Perché non siete con i vostri genitori? Why are you out here alone? Where are your parents? Blackens killed some of them. Others kicked us out themselves. Too many mouths to feed, they said. Eccovi. Don't have any food, but maybe this'll help. Thank you. Here, for you. For your kindness. Qua c'è dato? Bambola? Non ho letto, cazzo. Bambola? Ah, nei panni della bestia. Allora, voce bestiario, lupo mannà, ok. Entrarono nella capanna e iniziarono a cercare. Per prima cosa esaminarono il letto. Sulla lenzuola c'erano rametti secchi, che costituivano una prova dal momento che i lupi mannà rincasano all'alba, dopo la caccia con i piedi nudi e sporchi. Sotto il letto trovarono la seconda prova, una pelliccia di lupo. Un certo lupo mannaro la indossava quando si trasformava al tramonto e poi la riponeva quando tornava umano. Avendo trovato due indizi più schiaccianti, decisero di iniziare la caccia per trovare il licantropo e imprigionarlo con catene d'argento. Allora, poi abbiamo trovato la voce del bestiario. Due in realtà, lupi mannari e Ulfedin. Leggiamo lupi mannari. Anche questo video purtroppo durerà poco per motivi di tempo. I lupi non sono così cattivi come li si dipinge. I lupi mannari invece sono cattivi e anche peggio. Essa Bilger, arciere. I lupi mannari sono creature in parte uomo e in parte lupo. Quando assumono la forma di bestia, prendono le caratteristiche peggiori di entrambe le specie. L'impulso a uccidere è la bramosia di carne fresca del lupo e l'intelligenza crudele e calcolatrice dell'uomo. La licantropia è il risultato di una maledizione. La trasformazione avvenne senza alcun controllo cosciente. Quando ritorna in fumo umana, il lupo mannaro non ricorda quello che ha fatto, altrimenti impazzirebbe sicuramente e si toglierebbe la vita. I lupi mannari, tra l'altro, segno Igni. Igni, sì. I lupi mannari sono attivi di notte, in particolare con la luna piena. Sebbene caccino da soli, quando si trovano minacciati possono richiamare dei lupi in loro aiuto. Raramente i lupi mannari sentono la necessità di scappare, poiché pochi avversari sono in grado di tenergli testa. Colpiscono veloci come il fulmine, con artigli affilati come rasoi, e rigenerano i danni subiti in pochi istanti. Per affrontare i lupi, un witcher dovrebbe utilizzare una lama ricoperta di un unguento nocivo alla creatura maledetta e avere con sé una buona scorta di funghi del diavolo.
polvere, bombe. Ah, fungo del diavolo è proprio la bomba. E unguenti. Ok. A volte la maledizione di un lupo manaro può essere spezzata, ma non esiste un metodo universale sicuro per farlo. Pertanto un Witcher che desidera tentare tale impresa dovrà dotarsi di grande pazienza e di armatura a resistenza. Ulfedin. Cos'è un tipo di pesce? Professore Artibus Johan Rack, geografo scomparso durante una spedizione a Skellige. Gli Ulfedin sono una razza di lupo manaro presente per lo più a Skellige. Le dure e inclementi condizioni delle isole potrebbero spiegare perché caccino prevalentemente gli uomini e perché siano più forti dei loro fratelli del continente. I più vecchi e pericolosi vengono chiamati Voreth. In tutta la storia di Skellige, soltanto pochi audaci guerrieri sono riusciti a sconfiggere un Ulfedin, e ognuno di questi ancora oggi è ricordato come eroe nelle ballate. Similmente ai lupi manari, gli Ulfedin e i Voreth sono attivi di notte. In particolare con la luna piena, veloci, forti e incredibilmente resistenti, queste creature uccidono chiunque disturbi la loro quiete. Contro di loro andrebbero utilizzate lame d'argento e funghi del diavolo. Bisogna segnalare che, se prossimi alla morte, gli Ulfedin diventano ancora più pericolosi, attaccando con rinnovata furia, chiamando dei lupi in loro aiuto. Va bene. Move it. Abbiamo studiato un po'. Allora, aspetta. Scendi. Dobbiamo utilizzare i sensi di Witcher. Sono gli Algol qua, cazzo. Mi ricordo a cos'erano. Aspettate, panico. Gli Algol a cos'erano. Non li avevamo ancora sbloccati. Non è che hanno molto. Dove va l'altro? Noi gli faccio molto con quest'arma. Basta, cazzo! Ah, perché hanno le spine. Ok. Mangiamo un po', va. Dov'è l'altro qua? Noi prendiamo... Ah, abbiamo trovato una sostanza mutagena, aspettate. Dov'è? Ho trovato tre sostanze mutagene. Intensità del segno. No, per il momento lasciamo così. Abbiamo anche un po' più di vitalità. Allora. Faccio qualcosa. Nod and nod. Necrophages fed here. But all the wounds they inflicted are post-mortem. Faccio qualcosa. Footprints. A survivor? Either that or the monster's a humanoid. C'è altro da trovare o... Ah, sì, qua. Look like claw marks, but here an arrow. Shaft's broken off right at the skin. Questi. Looted bear. Either someone stole the cargo after the monster attack, or our monster collects military paraphernalia. C'è dell'altro, quindi. Something's fishy here. I should follow these tracks. Ah sì, con le quali tracce. Io le avevo viste io. Là. Non è che mi piace tantissimo, questa situation. Facciamo un save. Quella vacca troia. Quanti cazzo sono? Might wanna look around some. Cosa sono? Downer. Eccolo qua, Algol. Un Algol è praticamente un Ghoul, ma piuttosto. Gli Erpenzigrin, guerriero, un Algol. Gli Algol Ghoul differiscono dai normali Ghoul per dimensioni, forza, colore, cose più importanti, intelligenza. Mentre i Ghoul e i Graviers sono creature primitive incapaci di tendere anche la più semplice moscata, gli Algol e i loro simili, come i Cimetauri, sono in grado di pianificare. Questo li rende molto più pericolosi. Sono allergici a ligne. Molto bene. Vorrei non affrontarli uno per uno, però. Merda! Panculo! Mi ha fottuto il segno! Ma no, ma che cazzo di segno c'ho? Aspetta, panico! Porca!
Porca la puttana, avevo il segno sbagliato. Ah, cagato. Fanculo. E che cazzo, sono tosti però tutti insieme così. Ok, va bene, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto, ma non ho più vita praticamente, vabbè. Tutti insieme, cazzo, se sono tosti però. Qui che cazzo c'è? Ah, terra c'è, ok. Dunque io direi, visto che siamo qua, di riposare un attimino. Anche solo un'oretta. Ok. Così almeno abbiamo ripristinato la vita, perché ne avevo più. One step more and you'll gain a new hole in your head, Dwan. What do you seek here? Speak! Okay, devo parlare con il tuo comandante. Need to talk to your commander. It's important. I don't trust you. Figured as much when I saw your bow aimed at me. Still have me in your sight. And I'm just not prone to doing stupid things. I can assure you of that. I'll be assured when you hand me your weapons. Come on, your swords. Drop them, and I'll take you to Venosio. D'accordo, fammi stare. Fine. Lead the way. Ah, sì, mi ricordavo che era una donna. Blackburn! Strange. No monsters trouble us. Might not trouble you, but the Redanians are convinced something prowls these woods. Hired me to kill it. Well, they're mistaken. It's not the first time. There's no monster here. Your work is done. This isn't a game. Men have died. Soldiers have died. Radovid soldiers, serving the man who torments the Enshay from the Great Sea to the Blue Mountains. Soldiers who joined in massacres, tortured our brothers, raped our sisters. I shan't cry for them. And we'll not stop attacking those transports. We must eat, same as you. So you've a choice. Leave now and forget what you've seen, or die. Ma no, ma fate come volete. Do what you will. I'm not about to get involved. Give him his things, and toss in something for those transports. Wise decisions should be rewarded. Va fail. Ok. Abbiamo ottenuto... Perché ho quell'arma lì? No, aspetta. Questo qua avevo. Ok. E... Ma qua c'è... Usate. Schema, dardo a punta larga. Pagina strappata decotto. Allora... Un punto veloce, per favore. Vabbè, lì. Niente, chiamiamo Rutilia. Ma va a cagare, ho sbagliato tasto. Rutilia, rimortacci tua. E mettiamo... Bah, oddio. Non è che dista poi tantissimo, no? Va bene così, via. Aspettate che vado a prendere il cavallo. Il cavallo che doveva venire a me sono io, vado al cavallo qua. Oh, dove vai? Vedo niente. Qui c'è una strada. Sì, è inutile farci coinvolgere in un combattimento contro tutti quelli, ci avrebbero secondo me annientato in poco tempo, insomma. Non sempre in un gioco come The Witcher la decisione più saggia è quella di combattere. Ci sono dei giochi che non ti lasciano scegliere, come Dark Souls, e ci sono dei giochi dove invece hai scelte da fare. Non sto dicendo che sia meglio questo di quello, però chiaramente
qua avevamo una scelta, noi abbiamo scelto di non combattere. Ok, andiamo a piedi, se non c'è cavallo più. Mi scusi, cavallo. E boh, direi che facciamo questa quest e ci salutiamo. Allora, salva. Capitano, sto qua io. You're back, finally. Did you get the beast? Non c'era nessuna bestia. Lì... No, non ho trovato nulla. No, searched the woods, didn't find a thing. Might have moved on. That, or you one shite witcher. What are you still doing here? You not get any coin, just a kick in the arse if you're lucky. Get lost. Va bene. Non è finita nel migliore dei modi, forse avremmo fatto meglio il cerno degli scogliati, ma ragazzi, il gioco è anche questo, eh. Delle decisioni. Ragazzi, direi che noi ci salutiamo qui, ci vediamo col prossimo video. Abbiate pazienza se sono video piuttosto brevi, però, come detto, li registro in base al tempo che ho a disposizione e oggi era veramente molto poco il tempo che avevo. Appena riesco faccio video un po' più lunghi, dai 40 minuti in su, se non riesco, questa è la durata. Come ho detto, cercherò magari quando i video sono così piccoli di portarvene due al giorno, vediamo, insomma, vediamo compatibilmente anche con i miei impegni. Alla prossima, ragazzi.